ha tenuto il suo discorso spontaneo ed efficace dinanzi ai rappresentanti degli studenti dei 16 istituti superiori della provincia di Teramo. Parole semplici, proposte vere, che rispecchiavano l'interesse sincero per il bene dei ragazzi e che hanno fatto centro. Giulia D'Amore, studentessa del liceo classico Melchiorre Delfico, è stata eletta presidente della consulta provinciale degli studenti teramani per il prossimo biennio. Per la prima volta una ragazza, a capo di questo organismo cerniera tra scuola e istituzioni, supportata da una vicepresidente e una segretaria. Vertici in rosa, finalmente. Ma questa consulta di che cosa si occupa? Allora, la consulta è un organo che è volto a svolgere tutte le funzioni che sono destinate alla scuola, soprattutto alle scuole superiori, quindi per gli studenti delle scuole superiori. È una consulta provinciale degli studenti, quindi raggruppa tutte le scuole sul territorio provinciale e si occupa di problemi di edilizia, di trasporti, di tutto ciò che riguarda la scuola e che magari interessano più gli studenti rispetto ai dirigenti, che hanno anche altre cose di cui occuparsi fondamentalmente. Quindi tu ricevi anche delle notifiche, delle segnalazioni dagli studenti da tutta la provincia che devi portare avanti? Sì, decisamente. Noi facciamo un'assemblea plenaria una volta al mese, di norma, anche di più se serve, dove appunto ogni rappresentante di consulta, che sono due per ogni scuola per tutta la provincia, ci portano le problematiche che hanno riguardanti alle scuole, per quanto riguarda l'edilizia, se hanno problemi interni, ad esempio l'Alessandrini ci riporta tutti i dati, quindi le mancanze di aule, e noi poi, con un rapporto che abbiamo con la provincia, con il presidente della provincia, ci occupiamo di risolvere questi problemi per quanto più possibile. Qual è il tuo programma futuro? Allora, noi abbiamo un programma che è molto basato su quello che abbiamo fatto già l'anno scorso, ovvero continuare un rapporto con la TUA per quanto riguarda i trasporti, che sono ancora un problema con gli ingressi scaglionati per il problema del Covid. Per l'edilizia soprattutto, l'Alessandrino Marino, che è un problema che è ancora da risolvere. In prima persona mi tocca il problema del mio istituto, quindi del liceo classico e del liceo scientifico sopra, perché ci manca una palestra ormai da anni e quindi è una cosa che vorremmo e che dobbiamo assolutamente risolvere. Intanto la novità è che è stata eletta una ragazza a capo di questa consulta. Sì. A noi ci sembra un po' strano, ma in fondo è normale. Per voi è stato normale? Per noi è stato abbastanza. Eravamo tre candidati, di cui due ragazze, e siamo in realtà tre ragazze come presidente, vicepresidente e segretaria, quindi è una cosa molto bella, siamo tutte in rosa. È stato sì, una novità, non ci aspettavamo in realtà tutte e due candidature su tre al femminile, però è una bella cosa.